Intruso! Onorato! Cavolo! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte, ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo sacchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Gli Aashil erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato. Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio. Di un ribelle? Dobbiamo fermarlo? No. Non senza un piano. E non a rischio di uscire. E quello è lo stesso che sta sempre. Tutto pieno, non ci sta nient'altro.
che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Unuradu, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarla. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina all'eclissi. Guarda con questo sacrificio rediviremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Diceva di voler fermare la violenza. La vede come un mezzo per i suoi scopi. Fanno a credergli così. Hanno paura. E fa. Non mancano. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Puoi passare. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John. Siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Unuradu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte.